oggi dovessi lasciare questa terra e mi si chiedesse una parola, vi direi: siate una famiglia. Tutto è iniziato molto semplicemente nella città di Trento nel 1943. Eravamo in piena guerra e la guerra colpiva duramente anche la nostra città. Crollavano le case e con esse i progetti di vita, anche i nostri, le speranze, le sicurezze. Io mi incontravo spesso con alcune mie compagne. Eravamo molto giovani e ognuna di noi, come tutte le ragazze, aveva un proprio ideale che sognava di raggiungere nella vita: lo studio, e questo era il caso mio, una bella famiglia, una bella casa, l'arte oppure la patria. Ebbene, proprio la guerra, con le sue bombe, faceva crollare tutto, impedendoci di raggiungere quei nostri ideali. Ognuna vedeva tremendamente compromesso ciò in cui aveva posto tutta se stessa. Io non potei più continuare gli studi, per esempio. La casa della mia compagna crollò. Quel matrimonio non si poté fare perché il fidanzato morì in guerra. Sembrava proprio che le circostanze ci impartissero una grande lezione e ogni cosa ci dicesse: tutto è vanità delle vanità, tutto passa. Non si poteva dunque mettere il cuore in ciò che era così transitorio e ci domandavamo: ci sarà un perché per il quale spendere la nostra esistenza? Tutto veniva meno mentre nei cuori di noi giovani si affacciava con forza mai prima conosciuta una sola verità: Dio è l'unico ideale che non crolla. Dio, che in mezzo al furore della guerra, frutto dell'odio, si manifestò per quello che egli veramente è: amore. Dio è amore. Dio è padre. È lui che ha preso l'iniziativa nei nostri riguardi, che ci ha accompagnati, ci ha rinnovati, rigenerati. È lui che ha fatto recuperare a noi e a molti il senso della più grande paternità, una scoperta di portata enorme. Una cosa infatti è sapere che possiamo ricorrere a un essere che esiste, che ha pietà di noi, che ha pagato per i nostri peccati, e un'altra è vivere e sentirsi al centro delle predilezioni di Dio, col conseguente bando d'ogni paura che frena, di ogni solitudine, d'ogni senso d'orfanezza, d'ogni incertezza. Le circostanze della vita, tristi o gioiose, risultano illuminate da un perché di amore che tu te le ha volute permesse. Sotto ogni fatto, ogni circostanza, ogni incontro, ogni dovere, c'è la volontà di uno che certamente ama senza inganno e tutto conduce al bene. Credere nel suo amore, rispondere al suo amore amando, sono i grandi imperativi di oggi. Scoprire, o meglio riscoprire, che Dio è amore, è la più grande avventura dell'uomo moderno.